Cari amici, buongiorno a tutti. Io sono Elisabetta Adami, scrittrice di libri per ragazzi e mamma di Geronimo Stilton, il nostro amico roditore. Sono felice di essere qui con voi oggi, collegata da casa mia, per sostenere la fantastica, anzi stratopica, iniziativa Read the World, in collaborazione con IPA, International Publishers Association, Associazione Internazionale Editori, WHO, World Health Organization, OMS, Organizzazione Mondiale per la Sanità, e UN Children's Fund, UNICEF. Parliamo ora del momento speciale che tutti noi stiamo vivendo. Io sono a casa e invito tutti voi a stare a casa. Perché se tutti noi collaboriamo, presto tutto tornerà alla normalità. Ricordiamoci però di seguire alcune regole importanti. Prima di tutto, laviamoci le mani bene e spesso con acqua e sapone o delle soluzioni idroalcoliche. Non tocchiamoci il viso con le mani e se tossiamo o starnutiamo, copriamo bocca e naso con un fazzoletto monouso o con la piega del gomito. Stiamo a casa se non c'è un vero motivo di emergenza per uscire. E se proprio dobbiamo uscire, evitiamo i luoghi affollati, evitiamo di stringere la mano e abbracciare e quando necessario utilizziamo le mascherine. Teniamo le distanze di sicurezza. Vedete? Anche Geronimo tiene le distanze di sicurezza. Stiamo a casa e come consiglia l'Organizzazione Mondiale della Sanità, occupiamoci della nostra salute fisica e mentale, per esempio facendo un pochino di esercizio. Possiamo passare il nostro tempo a casa in molti modi creativi. Per esempio, disegnando, giocando con le paste modellabili, ma ricordiamoci di fare i compiti. E soprattutto leggiamo. Leggere è un modo stratopico per tenere in esercizio la nostra mente. Esplorare il mondo anche quando non possiamo uscire. Io amo i libri. Perché sono finestre aperte sul mondo, un ponte meraviglioso che collega tanti amici che vivono lontani, come noi oggi. I libri liberano la nostra mente con idee nuove, i libri riscaldano il nostro cuore con emozioni profonde e i libri nutrono la nostra immaginazione con ispirazioni creative. Oggi i nostri cuori condividono qualcosa di speciale, il nostro amore per i libri e la nostra speranza di un futuro migliore che costruiremo tutti insieme con vera amicizia. Vi vogliamo bene! E ora leggerò qualcosa per voi. Cari amici, ho scelto di leggere per voi uno dei miei libri preferiti. Il piccolo libro della gentilezza. È adatto a questo momento speciale che stiamo vivendo, perché si tratta di un libro molto speciale, di un topo speciale, Geronimo Stilton, che ci aiuterà a capire quanto sia speciale e preziosa la gentilezza. Ora leggerò per voi alcuni capitoli. Quella mattina avevo messo la sveglia all'alba. In ufficio mi aspettava una pila, anzi una torre, che dico una montagna di scartoffie da sistemare. In più dovevo finire un articolo urgentissimo, correggere un mucchio di bozze e aggiungere all'agenda del mese una lista interminabile di nuovi appuntamenti. Ma dovevo fare in fretta, molto in fretta, anzi, in frettissima,
altrimenti non sarei riuscito a... Oh, scusate, che sbadato, non mi sono ancora presentato. Il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton, e dirigo l'Eco del Roditore, il giornale più famoso dell'Isola dei Topi. Come vi dicevo, quel giorno dovevo finire il mio lavoro al giornale il prima possibile, perché poi dovevo occuparmi di una cosa molto importante, la sorpresa da portare alla gita di famiglia del giorno dopo. Sospirai tra me e me. Per mille mozzarelle, che cosa preparerò? Ogni membro della famiglia Stilton doveva portare qualcosa di speciale per rendere indimenticabile la nostra gita alla Fonte Fontina. E io non avevo ancora pensato a niente. Non avevo avuto proprio tempo, ma adesso me ne restava poco, pochissimo, pochissimissimo. Così mi dissi, al lavoro, al lavoro, al lavoro, e mi concentrai a fondo. Ma proprio allora la porta del mio ufficio si spalancò di colpo e un urlo mi fece arricciare la pelliccia. «Nipote!» Quel vocione inconfondibile era di qualcuno che conoscevo molto, molto, molto bene. Mio nonno, Torquato Travolgirati, detto Panzer. «È un nonno!» Io squittii. «Come va? Io avrei quasi finito...» Ma lui mi interruppe. «Nipote, non ti sarai dimenticato di gonfiare le ruote del mio super camper per la gita di domani, come ti avevo chiesto, vero?» Con i baffi che frullavano per l'agitazione, io squittii. «È un nonno! Le ho gonfiate stamattina all'alba, prima di venire in ufficio!» Nonno Torquato allora gridò. «Bravo nipote!» Poi uscì dall'ufficio soddisfatto. «A domani allora, ma sì, puntuale!» Io tornai al mio articolo, ma qualche secondo più tardi il telefono squillò. Strano! Avevo chiesto alla mia assistente Topella di non passarmi nessuna chiamata. Risposi al cellulare. «Pronto? Qui Stilton, Geronimo Stilton!» «Geronimo, presto! Questa è un'emergenza!» strillò mia sorella Tea. «Mi serve il tuo aiuto per preparare la mia sorpresa per la gita di domani!» Io borbottai. «Veramente, Tea, io ora sarei molto impegnato!» Ma mia sorella insistette. «Geronimo, è una questione importante! Ho bisogno di te per recuperare le foto di famiglia che sono a casa di zia Lippa!» «Ma io avrei un articolo da finire!» Lei mi interruppe. «Dai, Geronimo, sii gentile, vai a cercarle tu. Ci andrei io, se non fossi impegnatissima, con uno scoop in esclusiva nella Valle delle Sequoie Giganti. Scusa, fratellino, ora mi devo lanciare col paracadute. Ricordati le foto, va bene? Ciao!» Udì il rombo del motore di un aereo. Poi Tea riattaccò di colpo. «Oh no, e adesso?» Dovevo finire il lavoro e trovare una sorpresa da portare alla gita, ma dovevo anche fare un favore a mia sorella. Così mi avviai verso la casa di zia Lippa. Dopo mio nonno e mia sorella, scoprii che anche mia zia Lippa aveva bisogno di me. Ma anche i miei adorati nipoti, Benjamin e Trappi, e mio cugino Trappola. E dopo di loro... anche il mio amico investigatore Ficcanaso Squid. Ma io non persi la pazienza e fui gentile con tutti, perché... Che cos'è la gentilezza? La gentilezza è la qualità d'animo di chi prova sempre a tendere una zampa agli altri, aiutandoli e sostenendoli anche quando è impegnativo. Come si riconoscono i tipi, anzi i topi gentili? Un tipo, anzi un topo gentile, è disponibile e educato anche quando è stanco,
indaffarato oppure un po' arrabbiato. E se la gentilezza potesse cambiare il mondo? Prova a pensare a che cosa succederebbe se tutti fossimo sempre, ma proprio sempre, sempre, sempre gentili. Sarebbe più semplice trovare nuovi amici. Sarebbe più facile chiedere aiuto. Saremmo più disponibili nei confronti di chi non conosciamo. Insomma, il mondo sarebbe più bello. Avevo scoperto un segreto prezioso che ora voglio condividere con voi. Se tutti noi restiamo uniti, se tutti noi collaboriamo, soprattutto in un momento speciale come questo, tutti noi insieme, insieme, ce la faremo. Con gentilezza, con amicizia, con affetto per tutte le persone a cui vogliamo bene, con rispetto per le regole da seguire e con amore per il mondo in cui viviamo. È stato bello leggere per voi, anzi con voi, mi è piaciuto molto. Formaggiosi saluti a tutti da Elisabetta e da Geronimo Stilton.